aiutare gli agricoltori o qualcuno magari una popolazione per lo strumento che è ancora sotto la pena. E siete disposti a aggiungere questo compito così importante? Thank you.
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sentiamo e ascoltiamo bene la parola del Signore. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Psidia raggiunsero la Pamfilia e dopo avere proclamato la parola al Verge scesero ad Attalia, di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Per far conoscere ai tuoi uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affare, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Dice il Signore,
Il Signore sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Gloria a te. Yeah.
potete comandare. Ecco, allora sentiamoci questi strumenti, perché occorrono, se noi diciamo no al Signore, il Signore non può scrivere nella nostra vita, perché rispetta la nostra libertà. Allora diciamo il nostro sì, così il Signore scriverà delle pagine meravigliose per il suo regno, per noi e per tutti gli altri. E c'è il Vangelo di oggi. Cerchiamo di capire bene perché Gesù dice: Dio è stato glorificato dal Figlio dell'uomo e Dio glorificherà presto, subito, il Figlio dell'uomo. Che significa questo uomo? Che significa questo glorificato? Glorificato vuol dire che Gesù, il Figlio dell'uomo, ha rivelato chi è Dio, che è un papà buono e ci vuole bene. E questo è stato glorificato Dio per mezzo dell'annuncio di Gesù, perché ce l'ha rivelato e ci ha invitato a entrare in comunione con Lui. E di risposta Dio glorifica il Figlio dell'uomo Gesù e dice: lo glorificherà presto. Ricordatevi che sta facendo l'ultima cena, sta per ricominciare la sua passione. E qual è la glorificazione che Gesù riceve da Dio Padre? La risurrezione dopo la morte. Ecco, questo a vedere questo cammino di Dio. E in questo momento, tra l'altro, è appena uscito giù del scaliotto che andava da dietro, Gesù ci dà un comandamento. Amatevi, sentiamo se lo vediamo più tardi. Amatevi tutti gli altri come io ho amato voi. Ragazzi, guarda, non ho ascoltato bene. Allora, stiamo amando. Guardate che questa frase di Gesù è l'apice di tutto il cammino che il popolo giudeo aveva fatto nella sua vita. Da dove aveva da partire questo cammino? Una frase che abbiamo sentito tante volte, tante nella vita. Sente, sente, occhio per occhio. Poi avevano cambiato, migliorato un po'. E aveva detto? Ama, no, vabbè. Ama il prossimo tuo come te. Quando noi ci amiamo,
siamo testimoni di Gesù, siamo poi discepoli. Ci conosceranno come discepoli del Signore. Guardate che tutte le belle parole, conta questo. A me sinceramente fa sempre paura quando in una parrocchia c'è divisione. Non mi sento bene. Perché quando c'è divisione è inutile che parliamo, diciamo, delle cose quando la nostra vita è così. Perciò vi invito tutti quanti.
genitori sono contenti perché cominciano questi ragazzi a camminare con le loro gambe nella loro vita. È il primo passo, è ancora, magari quando correvamo ancora un po', hanno ancora bisogno, genitori, non è che adesso camminano con tutto loro, perché dovete accompagnarli fino al momento della presa. Però è già un primo segno di responsabilità. E poi è così bello che si sentiranno perdonati da Dio, faranno un'esperienza del perdono del Signore. Allora li viviamo anche noi tutti quanti. Questa esperienza del perdono del Signore in questo anno della misericordia. E ringraziamo il Signore e accompagniamo questi ragazzi in questo nuovo cammino che intraprendono. Perché devo continuare, poi c'è altro forza, sarà un'unione più là e qua c'è la anche. E ringraziamo il Signore di queste possibilità e camminiamo con noi, con il Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non facciamoci meno, potete stare seduti, potete stare seduti. Perché adesso è il momento del battesimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Vincenzo e Paolo, prega per noi. Santi tutti di Dio, prega per noi. San Antonino, prega per noi. Santa Caterina, prega per noi. San Antonio, prega per noi. San Carmelo, prega per noi. San Francesco. Grazie.
ripetiamo insieme: gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio, unico figlio di Gesù Cristo, hai cercato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati.
Santo che ha indovinato il tuo popolo, egli stesso mi incontrata con il prisma di stupetta, perché il servizio di Cristo, sacerdote re e profeta, siate sempre il membro del tuo corpo per la vita eterna. Per le famiglie provate dalla sofferenza e dalla
alla precarietà della vita, perché abbiano fiducia nella provvidenza di Dio che si mostra nell'aiuto concreto della comunità ecclesiale e della società civile, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Per questa assemblea liturgica, perché sia capace di rendere in gesti concreti di carità il mistero che stiamo celebrando, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Preghiamo anche per il Santo e Natale. Preghiamo per i suoi genitori, i loro genitori e i padrini, perché camminino con gioia col Signore, siano testimoni sempre dell'amore del Signore verso noi. Preghiamo al Signore. Per i ragazzi della terza elementare che saranno presentati oggi, perché sperimentino con gioia il perdono del Signore. Preghiamo al Signore. Dio grande misericordioso, tu sei stato glorificato nel tuo Figlio Gesù che per noi ha offerto la sua vita. Fa che anche noi possiamo renderti gloria facendo conoscere il tuo amore ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Commetto Giovanna,
Carlo Emilio. De Carlo Saverio. L'abate Rinaldo. Fratella Vanessa. Leonardo Domenico Paolo. Martino Antonio. Martino Carmelo. Non c'è? Allora uno che manca. Ma mancano quattro. Chiesto, non sta bene? Ah, ho capito. Martino Domenico. E lui? Odierna Martina. Quattrone Giuseppe, neppure, e Quattrone Michele, Michele, Saraceno Matteo, Cappuccio Cesare, Vitruodi Clara, Bazzana Antonio, non c'è, malato, ah, speriamo che si riprenda presto, Ventura Francesco, e Votano Antonino, poi non c'è più nessuno. Ecco, questi sono i ragazzi che faranno la prima confessione. Che cosa diciamo loro? Forse che diciamo loro? Buon cammino, che abbiano con fiducia nel Signore, che il Signore perdona, e però che cerchino di comportarsi bene. Facciamo un applauso a loro. Prima di tutto vi invito, ascoltate per favore, vi invito a prendere quei foglietti che sono là in fondo, però non uno per ciascuno, uno per famiglia. Perché gli avvisi sono tanti, questa settimana ci sono tante cose. Martedì 26 aprile io e padre Aldo incominceremo a passare per la benedizione dalle case. Si preparano i rioni che dico adesso. Cominceremo dai più lontani. Da Sant'Antonio, poi si scenderà a Carcara, uno dei
di noi. E l'altro comincerà dal sud, il villaggio Kenzia. Poi andremo avanti e avverteremo di volta in volta. Martedì 26 aprile ci sarà la proiezione del video musical su San Luigi Maria de Montfort dopo la celebrazione della messa. Mercoledì 27 aprile, oltre alla messa normale alla solita ora delle 6:30, alle ore 21 avremo una celebrazione chiamata il transito del Montfort. E qualcuno dice: perché tutto questo? Perché il 28 aprile sono 300 anni dalla morte di San Luigi Maria di Montfort, che è il fondatore dei pari montfortani. Allora è bene che ricordare questo. E giovedì 28 di aprile non ci sarà la messa qui al Carmine. Tutti andremo al CEP, che alle ore 18 comincia la celebrazione, e dopo la celebrazione ci sarà anche la celebrazione della Santa Messa. Questo per la celebrazione dei 300 anni della morte del nostro fondatore, del fondatore dei Montfortani, San Luigi Maria Regno de Montfort. Venerdì 29 aprile, dopo la Santa Messa alle ore 18:30, riunione della Commissione Festa Patronale. Venerdì 29 aprile, come sempre, alle ore 20, sviluppo la parola e ricordo che è un incontro aperto a tutti. Domenica 1 maggio non ci sarà la messa delle ore 10 qui in parrocchia. Perché? Perché alle 9:30 raduno qui in piazza e a piedi partiremo verso il santuario della Madonna delle Grazie di Calico. Alle 11 l'appuntamento là, perché c'è qualcuno non se la sente a venire a piedi o altro, insomma, trovi la maniera. L'importante è che alle 11 siamo là, però è bello andare a piedi, se no la campagnata, no? Pellegrinaggio, campagnata, di allegria, vedremo sentire un rosario per cammino. E ricordo che resteremo là al santuario della Madonna delle Grazie fino a 16:17, perché nel pomeriggio passeremo per la porta santa del santuario per fare l'anno della misericordia, l'anno giubilare. La messa probabilmente la diremo all'aperto, certo se piove stiamo dentro, però questo è il programma. Domenica 1 maggio, bancarella dei libri durante la messa della sera, perché al mattino non ci siamo. Poi comincia il mese di maggio e con il consiglio pastorale abbiamo deciso che ogni lunedì, che sono 5 lunedì, andremo a celebrare nei vari rioni. E normalmente si comincerà a trovarci là prima delle 6, perché alle 6 incomincerà il rosario e alle 6:30 la Santa Messa. E lunedì 2 maggio cominceremo a Bullina. C'è il giornalino, leggo, del Carmine, che è stato stampato, lo potete ritirare in fondo alla chiesa. Ricordo però che anche se c'è qualcuno che vuole inviare articoli, le invia per email oppure lo consegni direttamente a ecodelcarmine@libro.it, che verranno presi in considerazione e poi visionati e si darà l'approvazione. Ancora un avviso, l'8 maggio i catechisti prepareranno dei dolci e ci sarà una bancarella fuori dalla chiesa in occasione della festa della mamma, e il ricavato sarà per il tetto. E visto che parliamo del tetto, non è che siamo andati avanti molto nelle offerte. Nella settimana scorsa avevamo 3.400,
Questa domenica siamo 3700. Ricordo che mancano ancora 15.000 euro, 15-18.000 euro. Perché se poi andiamo anche al concreto, sono un po' pochino. È vero che io tutte le altre cose che mi dicevano, ad esempio una elemosina per la Terra Santa, per l'università e tutto il resto, ho detto finché andiamo in debito non li verso. Però se andiamo avanti di questo passo, quanto tempo ci occorrerà per pagare il debito? Pensiamoci un po'. Ripeto però, non vi voglio strangolare, non vi voglio obbligare. Ricordiamoci la frase del Signore: il Signore ama chi dona con gioia, non con tristezza, non con forzata. Guardate, vi do anche un consiglio: se vi sentite obbligati e tristi per donare, non date. Se lo date, date con cuore generoso. È la casa nostra, visto che l'abbiamo riparata anche alla splendida, alla velocemente, però gli debiti sono lì. Ecco, vi invito ancora allora a prendere il foglio, leggeteli meglio così, non ve li dimenticate. E adesso ci alziamo per comandare la benedizione del Signore. Preghiamo. Assiste il tuo popolo, Dio onnipotente, e poiché lo hai colmato dalla razza di questi santi misteri, concedigli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova del Cristo risorto. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con tutti voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti. Grazie.